Oggi vi mostro come realizzo la treccia a spina di pesce. Oggi l'ho realizzata molto velocemente per farvi vedere la tecnica, perché molte persone quando me la vedono mi chiedono appunto il procedimento per realizzarla, perché sembra difficilissima, sembra impossibile da fare da sole. Invece vedrete che è proprio un movimento che va ripetuto dall'inizio alla fine, e questa mi piace molto perché si può scegliere di portarla un po' più messy, quindi un po' più disordinata come la indosso io oggi, oppure proprio super ordinata, quindi facendola strettissima. Questa invece, come vedrete, io l'ho proprio allargata alla fine perché mi piace questo effetto un po' disordinato. Io ho i capelli lunghi, vado sempre di corsa, però mi piace un pochino giocare con i miei capelli, con delle acconciature un po' diverse rispetto al classico capello sciolto liscio, e mi piace quindi avere delle acconciature che siano veloci da realizzare, facili, che non richiedano chissà quale particolare manualità. Quindi ecco, magari molti di voi già conosceranno il procedimento per realizzarla, però sono felice di condividere questa tecnica con chi magari ancora non conosce il metodo per realizzare questa treccia. Comunque sto chiacchierando tantissimo, vi lascio il resto del video, lasciate tanti pollici in su se volete vedere altri tutorial per delle acconciature veloci. Ovviamente con 3 gatti in casa è quasi impossibile riuscire a ritrovare i propri laccetti per capelli, quindi oggi utilizzerò questi piccini e la prima cosa che faccio è una coda laterale bassa. Quindi pettino i capelli e li fisso in una coda laterale bassa. Ora, fissarli con questi piccoli elastici è una parola un po' grande, però si fa quel che si può. Ne metto un altro giusto a sostegno, ma non credo cambierà molto la situazione. A questo punto divido quindi la coda in 2 sezioni uguali. Il procedimento è lo stesso su tutta la lunghezza della treccia, nel senso dobbiamo prendere da una ciocca una ciocchettina piccola, non troppo grande, dall'esterno e passarla al di sopra della ciocca e metterla al di sotto dell'altra. In questo modo, stessa cosa, prendo dall'esterno della seconda ciocca una sezione piccolina, la passo al di sopra. Ora io mi sto specchiando nell'anteprima della telecamera, quindi immaginate, e la passo al di sopra della prima ciocca ma all'interno dell'altra, e ricomincio. Cerco ovviamente di tenerle un pochino strette, io poi ho i capelli scalati quindi potete immaginare, al di sopra e la metto sotto, ho bisogno di uno specchio. Continuo quindi così, cercando di stringere un pochino. Paradossalmente questa è una di quelle acconciature che sono più semplici da fare velocemente che lentamente, perché velocemente poi prendete il ritmo e sarà semplicissimo, vedrete che sarà semplicissimo farla, e la mettete all'interno. Stringete un po' e continuate così su tutta la lunghezza. Mi piace perché non è assolutamente difficile da realizzare, quindi non c'è bisogno di una particolare manualità, ma dà un risultato bellissimo. Mi sono avvicinata un po' per farvi vedere meglio. Ogni volta poi stringo un pochino, quindi prendo una ciocchetta, la passo all'interno, vedete, l'ho passata al di sopra e poi al di sotto di questa. Ciocchetta esterna, passo al di sopra della prima ciocca e all'interno, vedete, all'interno della seconda. Ciocchetta esterna e all'interno. Ciocchetta esterna e la passo all'interno. E voilà. E continuo così su tutta la capigliatura. Questa, se avete i capelli pari, è ancora più semplice da fare. Io ho i capelli scalati, quindi ci sono sempre quelle ciocchettine che sono un pochino più ostiche, però tutto sommato avete visto che non è assolutamente un'acconciatura difficile da fare. Basta soltanto prendere un attimo la mano per il meccanismo, prendere la ciocchettina, portarla all'interno dall'altra parte, eccetera eccetera. Poi per il resto, ragazzi, non è assolutamente un'acconciatura difficile. Comunque diciamo che io mi fermo qui, vado quindi a fissarla alla fine sempre con
con un piccolo elastico. Alla fine io in genere cosa faccio? La vado un pochino ad allargare perché mi piace che sia un po' disordinata, però appunto se come me avete i capelli scalati state attenti a non tirare troppo perché potrebbe uscire la ciocchetta di capelli più corta, ad esempio mi è successo in passato. A me un po' aperta, onestamente un po' disordinata piace, anche perché ovviamente poi sembrerà di avere ancora più capelli. Io in genere quando realizzo questa acconciatura utilizzo anche dei prodotti un po' modellanti in modo da fissare un po' tutta la capigliatura. Alla fine applico un po' di lacca, però insomma quello che mi interessava oggi era farvi vedere il procedimento perché è veramente molto semplice. Qui se volete potete mettere un laccetto un po' più carino con qualche charm, oppure se volete coprire il laccetto esistono quelli proprio fatti con finti capelli, ad esempio ne potete scegliere dello stesso colore dei vostri capelli, oppure potete utilizzare direttamente una vostra ciocca. Quindi prima di iniziare semplicemente andate a lasciare fuori una delle vostre ciocche di capelli e poi la avvolgete attorno all'accetto. E niente, con questo è tutto, io spero tantissimo che questo video possa esservi stato utile, avete visto che è davvero semplicissimo da realizzare. Io vi ringrazio come sempre per aver seguito anche questo video, vi mando un bacione e ci vediamo alla prossima. Ciao!